Andrea, una sponsorizzazione importante, una partnership che si rinnova, un'amicizia importante, quella che lega Modena Volley e Canonico Pertura. Ah, buongiorno a tutti, hai detto bene con le ultime parole, un'amicizia che si rinnova con la famiglia Canovi, con l'azienda Canovi, è una collaborazione che ormai sta diventando pluriennale, che sta crescendo. Quest'anno abbiamo deciso di uscire dalla maglia da gioco per fare comunque una visibilità che riteniamo comunque importante e buona, perché è quella della maglia da riscaldamento che utilizziamo sempre prima di ogni partita. Dedicata solamente a questo brand. Canovi che si sta promuovendo e allargando sempre di più sul nostro territorio, a testimonianza di quanto stia lavorando bene, e un'eccellenza del nostro territorio e, come ho sempre detto, amiamo collaborare e avere delle partnership con delle eccellenze del nostro territorio. Stiamo crescendo, stiamo dimostrando che siamo molto ambiziosi e quindi ci apprestiamo a fare questo cammino ancora una volta insieme, che sia il più vincente possibile. Ringrazio tutta la famiglia Canovi, che oggi è qui rappresentata da Alessandra, per essere ormai non solo un partner, ma appassionata e tifosa anche di Modena Volley. Assolutamente sì, tifoso di Modena Volley come tifoso Andrea Canovi, che ringrazio, che è un'altra colonna su cui si basa, no? Canovi Coperture. Alessandra, siamo al secondo anno, un anno Sì. importante, e questa volta in tutte le gare, in tutti i palazzetti d'Italia, la scritta Canovi Coperture si legge bene. Sì, infatti abbiamo scelto la maglia da riscaldamento, seppur magari una minore visibilità forse rispetto alla maglia da gioco in quanto foto, riprese televisive, probabilmente leggermente meno, però ci piaceva di più l'idea di una cosa tutta nostra, insomma, ecco, quindi abbiamo scelto la maglia da riscaldamento. La maglia di riscaldamento che abbiamo visto Sì. viene indossata dai ragazzi, quindi sono circa 45-50 Sì. minuti, a grande visibilità anche sulle TV nazionali, sui media, Sì. quindi sono. No, ma infatti no, no, è una scelta che abbiamo voluto fare, quindi siamo contenti Perfetto. così, assolutamente sì. I valori, insomma, quello che ci siamo detti un po' in questi anni, i valori Sì. sono quelli del fare squadra, è un valore Assolutamente. che si vede tanto, no? Anche Sì. nella vostra azienda. Sì, che comunque nonostante abbiamo dei dipendenti e tutto quanto, cerchiamo sempre di avere un rapporto familiare, insomma, non da grande industria, ma piuttosto da una ditta ancora a carattere familiare, seppure non siamo più piccolissimi, insomma, ecco, però c'è ancora un rapporto tra noi e loro. Mentre preparavamo le vostre dichiarazioni, mi Sì. avete inviato dei dati e Canovi Sì. Coperture al momento è la dodicesima, se non ricordo male, Sì. no? Sì. Dodicesima azienda nel vostro, a livello italiano. Assolutamente sì. Bel risultato, Siamo bel contenti. Sì, certo. Sì. Siamo al 12° posto su 564 aziende valutate. riuscita. Quanto è influito la parte anche, diciamo, di cuore, tifosa, che è venuto fuori in Tanto. Tanto, tanto, tanto. Sì, no, vabbè. Partiamo dal presupposto che è uno sport che a me piace, quindi io ci tengo particolarmente, insomma, soprattutto per questo motivo, ecco. Poi vabbè, Modena Volley, la squadra, tutto quanto. Comunque abbiamo deciso anche quest'anno, grazie ad Andrea, che insomma ci ha sostenuto, Andrea Parenti. L'idea che restasse Erwin sicuramente ha influito, il ritorno di Bruno, tante cose. Tante cose. Comunque, noi siamo contenti, insomma. qualche domanda, ragazzi? Direi che è abbastanza. Abbiamo Effettivamente si vede bene, detto no? tutto. La maglia Sì. si vede bene. Il logo anche, hai parlato di Erwin Sì. Ingapè, un giocatore che è importante per Modena Volley. Erwin è una partnership importante, no? Sì. Io soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere la famiglia Canovi anche fuori da pallavolo, quindi sono molto contento. Ho anche sentito un po' Andrea quest'estate che parlava con loro e quindi sono molto contento che loro sono presenti anche in questa grande famiglia di Modena Volley quest'anno.
potessi dire su questo, su questo non ci piove proprio. Partiamo anche con le domande per Harry, periodo di gare una dopo l'altra, da sola si passa a Monza domani sera, Harry, quindi è un periodo abbastanza intenso, dopodiché si stanno a giocare domenica, si stanno a giocare mercoledì prossimo, sono con tantissime gare. Come sta? No, come ha detto ieri, abbiamo parlato dopo la partita, perché non è stata una contro Sora, non è stata una bellissima partita, non penso che abbiamo giocato bene, però l'importante è stato il risultato, perché in questo periodo giochiamo ogni 3 giorni e da solito è qui che le squadre perdono punti, e in questo periodo è molto importante di non perdere punti, e quindi dobbiamo stare tutti concentrati, e importante il risultato che abbiamo fatto 3-0 a Sora, adesso dobbiamo giocare contro Monza e provare a prendere più punti possibile. No, certo, secondo me quest'anno c'è più esperienza di queste cose. Primo perché siamo con consapevolezza, no, che l'anno scorso forse abbiamo pagato tanto questi punti, queste partite perse, queste partite preparate male dove abbiamo lasciato punti, e alla fine stagione quei punti che contano di più. E quindi quest'anno non vogliamo fare la stessa errori, poi certo che l'arrivo di Bruno che porta molta esperienza in più per il gruppo, per la squadra, queste partite non lasciamo punti, invece forse l'anno scorso li lasciavamo, però comunque l'anno scorso è l'anno scorso, quest'anno è un anno nuovo e vogliamo vincere, quindi non dobbiamo lasciare punti sulla strada, dobbiamo prendere tutto, dobbiamo vincere tutto. Come stai? No, volevo sapere come stai, no, fisicamente? Ma stiamo bene, io sto bene, la schiena adesso a posto al 100%, continuo il lavoro fisico per metterla a posto, però adesso sto bene, non ho più dolore, e direi che siamo pronti tutti. L'anno scorso c'era la sensazione che anche nelle partite facili la squadra dipendesse comunque da come giocare. Quest'anno ha vinto l'MVP Salvi la prima partita, ha vinto la seconda contro Verona, domenica credo l'abbia vinto Bruno, comunque il più ricambio è stato tornato, infatti la gestione di palla alta, c'è più ricambio, c'è più possibilità che se c'è uno di voi tre in giornata storica con l'altro. Sì, no, certo, siamo più, direi più, di bocca da bocca, non so come si dice in francese, si dice omogeneo, sì, più equilibrati, esattamente, esatto, e questo è un aiuto per tutti, per tutta la squadra, e come l'ha detto Rado, non solo i 6 giocatori che sono in campo, perché anche in allenamento quando facciamo i 6 contro 6, dall'altra parte spinge anche tanto, e grazie a loro, perché grazie a quelli che giocano di meno, perché poi la domenica arriviamo pronti, quindi veramente siamo veramente un bel gruppo che abbiamo tutti voglia di far bene, che spingiamo tutti, e si vede anche sul campo, e come l'hai detto tu, una volta può fare la differenza Giulio, una volta Ernaut, l'altra volta sarà me, l'altra volta sarà Max Holt. Veramente siamo veramente un gruppo quest'anno. Un calendario che vi può non accompagnare, direi bene, no, nella vostra crescita, nel senso che ci sono squadre che sulla carta bisogna vincere, bisogna giocare, quello lo sappiamo, però insomma vi possono accompagnare, no, nella crescita, e Castellano, Sora, Monza è sempre, no, un gradino in più, uno step in più. Noi questo non lo vediamo, noi prepariamo partita dopo partita, no? Non guardiamo chi giocheremo, cioè, come hai detto tu, forse lo guarda lo staff, però noi questo weekend giochiamo, no, mercoledì giochiamo Monza,
dopo sappiamo che c'è Piacenza, ma molto avanti non guardiamo tanto, noi prepariamo partita dopo partita, però l'importante è che quando arriva la partita sei pronto, chiunque arriva noi sei pronto quando arriva la partita. Siamo una squadra che batte bene, però possiamo migliorare anche la battuta, possiamo migliorare tante cose, anche in difesa possiamo migliorare ancora, perché abbiamo i sistemi che non sono ancora non chiaro, però che non lo facciamo da occhi chiusi ancora. Il muro a tre, al muro possiamo migliorare tanto, cioè, questo è veramente il lato positivo, è che la sensazione che possiamo crescere tanto. Abbiamo una strada di crescita, no? che vediamo che possiamo avere, e quello è molto positivo. Arrivando, sì, la stiamo lavorando, però la volta che lo faccio devi andare giù la palla, quindi sto aspettando il momento giusto per farlo. Non si può rischiare. Altre domande? Ok? Ho fatto una domanda, approfittiamo. E invece te, da un punto di vista esterno, non da un giocatore, come ti sta sembrando questa squadra? Ha potenziale, come ha detto Erwin, una squadra che ha dimostrato in queste prime partite di essere anche cinica, perché a Tomasora non abbiamo giocato bene, ma non ha mai perso di vista l'obiettivo di vincere 3-0 e ci è riuscita. Mi sembra molto solida, parlando di fondamentali in ricezione, in tutti gli altri fondamentali secondo me abbiamo degli ampi margini di crescita, e questo ci fa assolutamente ben sperare per il futuro. Altro? Direi che facciamo una foto. Sì.